Bene, in primo luogo andiamo a vedere come ottenere un modello master validato. In questo caso abbiamo ricevuto in laboratorio un'impronta in gesso che ci agevola in quanto non sarà necessario andare a verificare il corretto posizionamento delle torrette degli impianti. E quindi si ottiene un modello con una gengiva estraibile dove si potrà direttamente finalizzare il lavoro senza, come dicevamo, creare ulteriori chiavi di posizione per la verifica e la validazione del modello master. Diversamente a quanto visto prima, nel momento in cui riceviamo un'impronta in elastomero, quindi non in gesso, sarà necessario verificare la corretta posizione degli analoghi nel modello. Creiamo, utilizzando gli stessi analoghi inseriti nell'impronta, una chiave in gesso, lo stesso gesso che abbiamo utilizzato precedentemente per la colatura del modello, viene spedita in studio e provata in bocca. Questa chiave non si dovrà fratturare. In caso contrario, viene solidarizzata e rispedita in laboratorio con un'ulteriore sovraimpronta per registrare i tessuti e quindi avremo, in quel momento, saremo riusciti a ottenere un modello master validato che potremo utilizzare per finalizzare la Toronto. Una volta ottenuto il modello master, che potrà anche essere di questo tipo, quindi senza la gengiva estraibile, dovremo creare gli STL da caricare sul sito di iFiber. Un STL è di questo modello, cioè del modello con le torrette correttamente avvitate sugli analoghi, e il secondo modello con la prova denti e la porzione di gengiva rosa che si dovrà ottenere a lavoro finito. Ovviamente, quanto più riusciremo ad essere precisi nella modellazione anche dei tessuti, iFiber potrà essere ottimizzato nel migliore dei modi.